dare a questi ragazzi se ci saranno delle scuole che funzionano. Perché io penso sempre che tutto parte dalla scuola, dall'educazione. E penso sempre a Don Milani in questo senso, che andava a prendersi i bambini nelle case dei contadini, ma come, abbiamo bisogno, c'è da fare il raccolto? E lui diceva no, quando uno non può mettere la sua firma sotto un contratto, quello sarà sempre servo del padrone. E questo è perfetto anche per l'Africa, non solo per come si chiama, Biena, il paese di Biena, vero? Quindi soprattutto la cultura, ma anche lì la cultura è un problema, perché 2 anni fa il governo, quando si avvicinano le elezioni, loro trovano sempre delle cose magnifiche da mettere in ballo. Allora liberalizziamo le scuole. Bene, tutte le famiglie che avevano bambini hanno mandato i bambini a scuola, perché comunque prima anche poco ma costava. Il risultato è che ci sono delle aule con 60-70 bambini e un maestro che sta lì e li guarda perché non sa cosa insegnare. Quindi la liberalizzazione della scuola tanto strombazzata è un fallimento. Quest'anno ne hanno inventata un'altra, perché ci sono le elezioni anche quest'anno. Allora hanno detto basta usare i sacchetti di plastica, perché la plastica può non è inquinante. Tutti vanno a comprare a Malindi e anche non a Malindi, si comprano le cose nei negozi con dei sacchetti di plastica neri, una plastica anche molto, molto sottile, e dalla sera alla mattina esce una legge che questi sacchetti di plastica sono fuori legge e non si può più usare la plastica. Qualcuno si organizza, trova dei sacchetti, mette nei negozi sacchetti di carta. Altri non sanno come fare, quelli del Bush neanche a loro neanche arriva la notizia, perché comunque sono spersi così. E la cosa straordinaria è che dice, la prima volta, no, intanto hanno fatto un gruppo, una specie di milizia, che va, può anche andare nelle case a perquisirle se per caso ci sono sacchetti di plastica. Già, questa è una cosa... Non so, se ti trovano con un sacchetto di plastica paghi una multa. Se trovi la seconda volta che ti trovano con un sacchetto di plastica paghi una multa doppia, e la terza volta fai 4 anni di galera. Tutto questo, no, ma la cosa incredibile è che tutto questo, questa legge è uscita, ci continuava, ma il mio bonsa che cosa ha fatto? Disperato, perché i sacchetti c'erano, come facciamo a eliminare questi sacchetti? Li ha sotterrati, ha fatto un buco e li ha messi sotto. Quindi anche lì la scuola sarebbe importantissima per tante cose. Ci sono delle scuole private e a queste scuole io mando dei bambini che imparano, e devo dire che quest'anno la prima dovrebbe passare all'università perché vuole fare il medico. Questo vuol dire anche che io scrivo dei libri non solo perché mi piace scrivere, ma anche perché i proventi, che non sono mai eccessivi, ma insomma servono anche quelli, mi servono perché lì io voglio fare delle cose. Purtroppo uno dice sì, è una goccia nel mare, sì certo è una goccia nel mare, però quando ho mandato a scuola 5 o 6 bambini, un paio sono veramente bravi, e vedo degli altri bambini, invece i piccoli, che non mangiano mai la carne e stanno venendo su rachitici, e ho trovato una bambina che mangiava la terra perché aveva fame, e mi è venuta una specie di malessere anche a me, venuto da questa cosa così terrificante. Io avevo sentito parlare di questo quando mi dicevano in Russia i poveri contadini mangiano anche la terra perché lo zar non li... E mi è tornata in mente questa immagine dei contadini russi che mangiavano la terra, e questa bambina mangiava la terra. Quando l'ho portata dal medico di corsa, di volata, sembrava quasi che non potesse salvarsi, perché improvvisamente i globuli rossi hanno avuto un crollo improvviso, trasfusioni.
Non è l'unico caso, tanti casi sono così. Quello mi è capitato perché in una scuola, in un nursery dove io vado regolarmente, perché a loro assicuro almeno un pasto al giorno, anche in agosto, perché se in agosto stanno a casa sicuramente non mangiano. Non solo, ma hanno pure il problema che loro che hanno della frutta meravigliosa non la possono mangiare.